No. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi ho deciso di sfruttare la luce del sole, oggi è una bellissima domenica di sole, per filmare un video che avrà come protagonista una skin tint. Non c'è nessun mistero, lo avrete visto dall'immagine di anteprima. Oggi andiamo a parlare della nuovissima skin tint uscita in casa Lisa Elridge, ma anche della sua nuova matita per le labbra. Ha creato tutta una nuova linea, io ne ho presa una per provare la resa, la durata, insomma vedere se può fare al caso mio. Quindi queste sono le due nuove uscite. Vi dico che io all'ordine ho aggiunto anche un rossetto liquido perché non li ho mai provati, ma ne ho sentito parlare benissimo, e allora ho deciso di prendere il famosissimo Velvet Ribbon, un rosso iconico che dovrebbe adattarsi a tantissimi sottotoni. È rosso che sicuramente può essere indossato nelle festività natalizie, ma vi dico la verità, è una tipologia di rosso che io mi sento di indossare tranquillamente anche in primavera, estate, poi con la bronzatura non ne parliamo, per ricreare quei look banalmente abbondante mascara, delle labbra un po' protagoniste che illuminino un po' l'incarnato, valorizzino la colorazione più ambrata, dorata della nostra pelle, che assume la nostra pelle in primavera, estate, e quindi niente, ho deciso di optare per questa colorazione, anche perché tantissime altre erano sold out. Purtroppo il difetto di questo brand, a mio avviso, è che oltre ai prezzi abbastanza alti e importanti, è il fatto che quando poi un prodotto va sold out ci mette un anno prima di tornare. Tempi troppo lunghi, un conto un mesetto, qualche settimana, però sono veramente tempistiche esagerate a parer mio. Capisco che sia ancora un piccolo brand, però insomma, secondo me, se tu apri un marchio devi garantire al cliente l'acquistabilità, diciamo così, dei tuoi prodotti. Va bene, comunque non ci dilunghiamo, io mi tiro indietro i capelli così andiamo a provare subito la skin tint. Cerco di tirare dietro questi ciuffi per non sporcarli e farvi apprezzare bene la resa del prodotto. Ok, sì, scusate un po' la mise. Allora, skin tint, partiamo un attimo dal packaging. Il packaging è, spero lo vediate perché il bianco riflette molto, è in cartone, una scatola bianca semplicissima. Qua abbiamo scritto Lisa Elridge Seamless Skin Enhancing Tint e insomma il logo e le caratteristiche classiche. Ad esempio sappiamo che abbiamo i soliti 30 ml di prodotto. Poi qua e dietro c'è un adesivo che secondo me cambia in base alla colorazione che scegliamo, perché infatti qua c'è scritto T6, che è la shade che ho scelto io. Quindi producono tutte delle scatole bianche e poi attaccano semplicemente un adesivo. Ora, a me non interessa niente perché io la scatola la butto, la cestino, quindi va benissimo, per carità. Però se tu mi fai pagare un prodotto 15 euro, va bene un packaging del genere, ma se tu me lo fai pagare quasi il triplo, o forse senza il quasi, il triplo, caspita, cioè non puoi darmi una scatola con un adesivo, secondo me, cioè è inaccettabile, perché da consumatrice mi sento presa in giro. Io sono anche disposta a pagare una cifra alta, a concedermi un regalo, ma io voglio pagare un experience, cioè tutto deve essere impeccabile, dal packaging esterno al packaging interno, alla formula, tutto. Quindi questa cosa a me fa girare abbastanza le scatole, sono sincera. Tra l'altro, per aprire la scatola, per rimanere in tema, andrebbe tagliato questo adesivo, quindi poi rimane una schifezza. Io l'apro da sotto, comunque ripeto, poi io la cestinerò. La skin tint di per sé si presenta così, è un ovetto, molto bella la forma, particolare, richiama il packaging del fondotinta. Io spero che si possa percepire la piccolezza di questo pack. Questa è la mia mano, cioè è più piccolo del solo palmo,
È proprio mignon, infatti quando l'ho aperto ho detto ma cos'è una travel size? Poi sono andata a vedere, effettivamente dentro ci sono 30 ml, quindi non mi lamento e a questo punto la piccolezza del packaging secondo me può diventare un valore aggiunto, perché se siamo quelle persone che si truccano in velocità, spesso magari fuori casa perché magari andiamo a dormire dalle amiche, dal compagno o torniamo a casa dai genitori, non so, penso alla mia universitaria che tornava dai miei nel weekend. Ecco, o fate sport, magari poi uscite o andate a lavoro, quindi magari vi truccate in palestra o sul treno, insomma, chi più ne ha più ne metta, anche per una vacanza, un pack in plastica che se cade non si rompe e così compatto e piccino è davvero una chicca. Tra l'altro, penso che questo sia stato davvero pensato per essere un prodotto smart. C'è scritto proprio benissimo dietro di shakerare molto bene prima dell'utilizzo, quindi questo non dimentichiamocelo. Ci sono diverse varianti colore per essere una semplice skin tint, spesso sono prodotti sheer dalla copertina bassa e quindi si fanno meno colorazione. Invece Lisa ce ne propone molte. Io ho scelto la T6, che sicuramente adesso sarà scura. Spero non troppo, ragazze, spero di non essere imbarazzante, lo vedremo. È la colorazione che indossa Lisa nel video di presentazione, non mi è sembrata eccessivamente scura, ma sicuramente un tono di più del mio pallore attuale, sì. Adesso io ho raggiunto il mio massimo pallore, perché fino a Natale magari godo ancora di quel po' di velo, di calore, di abbronzatura che magari durante i mesi estivi accumulo, ma ormai sono completamente scarica, quindi sono chiarissima. Questa sarà un po' più scura, ma visto che andiamo incontro alla primavera, anzi, ormai siamo ufficialmente in primavera e soprattutto all'estate, ed è una formula che secondo me promette di essere perfetta per la bella stagione, ho voluto scegliere una tonalità che possa usare, perché se avessi scelto la mia shade attuale l'avrei provata oggi con voi, probabilmente messa ancora una o due settimane e poi l'avrei dovuta tenere in stand by fino all'inverno prossimo e mi spiaceva. Cosa ci promette? Ci promette di essere una formula molto sottile, non spessa, che non ci dà fastidio sul volto, ma che poi si va a fondere perfettamente col nostro incarnato e diventa weightless, cioè senza peso, e quindi è come se non avessimo nulla sul viso. Ci promette di avere una copertina bassa, non inesistente ma bassa, il necessario per andare a uniformare le nostre magari discromie, ad attenuare i nostri rossori, ad uniformare il nostro incarnato e a valorizzarne la radiosità, la luminosità. Quindi dovrebbe avere un finish molto naturale che va a sublimare la nostra pelle, a renderla più uniforme, più compatta, più bella, più tonica, più luminosa, radiosa. Ecco, ci sono diversi ingredienti come la glicerina, la vitamina E, e l'olio di girasole, insomma, ci sono diversi prodotti, ingredienti, skincare, che ci dice vanno a mantenere la nostra pelle idratata durante il corso della giornata, nutrita e tra l'altro dice che è crease proof, quindi non si va a infilare nelle linee d'espressione, nelle rughe, nelle cicatrici e per questa ragione è perfetto, dice, anche nella zona del contorno occhi. È vegana come formula, non ha alcol, non ha fragranza all'interno e non ha oli essenziali. Quindi so che ci sono delle persone sensibili a questi ingredienti, qua non ci sono, ma direi di partire subito. Allora, Lisa applica questo prodotto con le mani ed è quello che voglio fare anch'io, anche perché vi dico la verità che è una tipologia di applicazione che io apprezzo tantissimo. Però mi prendo anche un pennellino nel caso proviamo anche col pennello. Essendo molto molto liquido, sicuramente non è una formula che si presta ad essere utilizzata con la spugnetta. Quindi vado a shakerare molto bene, apro, abbiamo un erogatore di questo tipo e vado a metterne un pochino così. Vi dirò che non mi sembra scurissimo, però ha un sottotono a mio avviso discutibile. Non so se lo potete vedere dalla videocamera, io ho scelto questo perché dice di essere un sottotono neutro, light neutral.
Ora, a me sembra molto grigio, mi ricorda un pochino i colori, vado anche sotto nel periculare, mi ricorda un po' quei prodotti, non so se li avete mai provati, coreani, che effettivamente hanno un sottotono molto grigio, più che neutro mi sembra grigio, ma un po' particolare, vediamo se poi si fonde con l'incarnato. Voilà, l'ho applicato su metà viso in modo che possiate vedere che da questa parte ho ancora diverse discromie e rossori, mentre di qua il colorito appare senz'altro più uniforme. Allora, il finish è luminoso, radioso, ma non ha glitter, non ha pagliuzze, non ha perle. È proprio un modo in cui la formula riflette la luce. Questa cosa mi piace tantissimo e vi devo dire la verità che sì, non nasconde la radiosità della mia pelle data dalla skin care e protezione solare, tutto quello che ho sotto. Vedete che è già radiosa di per sé. Questa texture, questa formula non la va a spegnere. Però non fa neanche quell'effetto unto cotoletta, pelle proprio bagnata, ecco no, assolutamente. Si asciuga, non rimane appiccicoso. Per quanto riguarda il colore, vi devo dire la verità che pensavo fosse molto più scuro. Vedete quanto è bianco il mio collo e la mia mano? Effettivamente sì, potrebbe essere un mezzo tono più scuro del mio incarnato attuale. L'ho un po' sfumato qua con le dita senza andare giù, qua mi sono grattata, ma non è assolutamente scuro, pensavo di più. Spero di poterlo usare almeno fino a giugno. Ripeto, non rimane appiccicoso, si asciuga, si fonde, non va ad enfatizzare i pori, la grana della pelle. Personalmente non lo trovo però neanche super levigante, ecco, non enfatizza, un buon effetto. Sono sicura che aggiungendo un tocco di cipria avrò una pelle di porcellana. È molto bello. Ripeto, il sottotono non so se è il mio, è un po' un sottotono particolare a mio avviso. Penso che potrebbero apprezzarlo le pelli olivastre, però bello, non posso dire di no. Vado anche di là, continuo con le mani perché è un metodo di applicazione che mi piace, mi è piaciuto. Io vi dico la verità, quando sono, poi adesso cerco di fare piano perché sto girando il video, no? Quindi ok, però anche qua dove ho capillari e rossori importanti, devo dire che lì nasconde molto bene. E non è una copri, non è un fondotinta, quindi non ha una coprenza alta, però il suo lo fa, non è invisibile, non è trasparente. Cos'è che vi dicevo? Cerco adesso di andare, no, con calma, però a me piace applicare i prodotti con le mani, soprattutto quando sono in velocità o fuori casa. Non mi va di portarmi spugnette, pennelli, sono pigra ragazzi, ho bisogno di cose pratiche e questo sembra esserlo assolutamente. Si stende benissimo con le mani. Ora, lei consiglia anche di metterlo nella zona, diciamo così, del contorno occhi. Sì, ci può andare, si è fuso benissimo, però per me non è sufficiente. Cioè, io qua devo aggiungere qualcosa che mi dia un pelo di più di coprenza, un po' di luminosità in più. Penso che sia una formula che si presta ad essere stratificata, ne metto davvero una goccina e vado qua dove io ho i rossori un po' più importanti e vediamo se effettivamente si stratifica. Perfetto, sì, cioè la formula è proprio bella, ragazze. Proprio proprio bella. Però, ripeto, se avete delle occhiaie, soprattutto importanti, no. Può essere che, ripeto, con un po' di abbronzatura sia sufficiente anche nella zona del contorno occhi. Io mi sento di andare ad aggiungere qualcosa, ma non qualcosa di coprente, anche perché sennò andiamo, secondo me, a rovinare l'effetto della skin tint. Non può essere un correttore full coverage. Io andrei ad aggiungere o un touche éclat, che però non possiedo, di Saint Laurent, o una cosa come questo correttore stupendo di Glowish, sottilissimo, perfetto secondo me anche per contorno occhi più secchi, più maturi, da luce, tantissima luce, coprenza bassissima. È proprio, serve solo per rendere più bella quest'area, dare un po' di freschezza, come se avessimo riposato bene tutta la notte e poi se si intravede un po' di occhiaia, chissà.
chi se ne importa, però è davvero molto molto bello e secondo me è una sovrapposizione, adesso la proviamo, di questo tipo, bellissimo, può funzionare. Io spero che vediate anche in questa zona dove ho messo il correttore di Glowish, cioè che radiosità ha. Io a volte non lo fisso, non trovo che mi vada nelle pieghe o in giro, proprio per non togliere questa luminosità che è eccezionale. Chiaro che se voglio andare con ombretti un po' colorati che fanno fallout, allora lo fisso perché ho paura di sporcare tutto il contorno occhi. In quel caso forse varrebbe la pena fare prima il make-up occhi e poi la base. Bellissima, questa base è stupenda. Mi perplime un po' il sottotono, ma è stupenda. Ora vado a terminare il mio make-up occhi e viso off camera. Tanto vi dico, col trascorrere dei minuti, se noto delle variazioni, se le polveri al di sopra si sfumano bene, come si comportano, e poi ci rivediamo per provare la matita labbra. Ok, eccomi tornata con queste labbra un po' smorte. Spero che non ci sia una sovraesposizione della luce, ma oggi credetemi, c'è un sole incredibile e non so come smorzarlo. Comunque, ho ricreato un make-up occhi molto particolare, potete immaginare la mia ansia, l'ansia di realizzare un make-up così su una base già conclusa. Terrore, ma questi ombretti sono eccezionali. Però non perdiamo il focus. Skin Tint di Lisa si è fissata molto bene. Ho messo un velo di cipria. Ho usato delle polveri che conosco bene, che ho da tanto tempo, di cui mi fido per vedere se effettivamente questa Skin Tint funziona. Ecco, e devo dire che si sono sfumati tutti molto bene. Ho usato come bronzer e illuminante questo duo di Charlotte Tilbury, che come potete vedere conosco molto bene. L'illuminante è molto scavato, ma non so se riuscirò mai a bucarlo. E come blush ho usato un tocco di questa palettina. Se la avete adesso in primavera dovete tirarla fuori, di Bettery. Ho usato solo quello chiaro perché volevo giusto un tocco di colore, ma essendo giorno non volevo un blush troppo luminoso. Già ho la giacca, già ho il make-up occhi, mi sono tenuta soft con lui, che poi a pensarci bene avrei potuto usare solo lei, ma mi è venuta in mente dopo. E le polveri sono andate su benissimo. La base, vi devo dire la verità, è eccezionale e stupenda anche per un'occasione di giorno, perché non si vede che ho indosso un fondotinta. Ora, forse un pochino si vede lo stacco col collo al momento, però per dirvi è proprio bella, cioè se qualcuno mi viene molto vicino, non noterebbe, ecco, che io su un fondotinta o un prodotto di questo genere. Per ora per me è promossa, chiaramente andrà provata nel tempo. Leggete in info box al termine del video, perché oggi è mattina, è la Domenica delle Palme, adesso con Dani usciamo, poi andrò a pranzo dei miei con i miei nonni, poi dopo abbiamo delle commissioni da fare, se il tempo regge vorrei fare due passi, quindi lo terrò su fino a sera, tantissime ore, quindi giù in info box vi scrivo com'è la tenuta, se effettivamente ha tenuto bene, se si è lucidato tanto, se si è disgregato, se è andato via in alcuni punti, insomma vi aggiorno giù in info box in modo da avere sia sì una prima impressione ma un po' più completa. Se siete curiosi di sapere come ho fatto il make-up occhi, l'ho fatto interamente con questa palette, che è la Serenity di Cosmic Brushes. Permettetemi questa digressione, ma se poi me lo chiedete nei commenti o poi mi dimentico. È una palette fotonica stupenda, la qualità degli ombretti è eccellente e credetemi, io raramente mi sbilancio. Non ha fatto, nonostante siano colori importanti e ho usato colori sia shimmer sia matte, non ha fatto il minimo fallout. Il minimo, cioè guardate che roba. E ho voluto ricreare i colori della giacca. Credetemi, ci sono riuscita molto bene. Purtroppo sono un po' sovraesposta e non si apprezzano bene i colori. Comunque, se anche voi avete questa palette, io ve la raccomando di cuore, minima spesa, massima resa.
ho usato questo colore shimmer su tutta la palpebra mobile e sopra sono andata a tamponare un po' di questo colore olografico stupendo. Da video mi rendo conto che sembra bianco, ma ha anche dei micro, delle riflettenze, diciamo così, lime. E quindi questo ha tutta palpebra, non ho usato neanche niente nella transizione all'angolo esterno, nulla, solo lui con tamponato un po' di questo. Poi sono andata ad applicare questo bellissimo colore lime opaco all'angolo interno, questo bel colore smeraldo nella rima inferiore e basta. Ho usato poi nella rima inferiore, non so se si vede, una matita di Moira di cui vi devo parlare, eccezionale, waterproof. Vediamo se effettivamente dura. Mascara e voilà. Ora andiamo però, torniamo a Lisa e prendiamo la nuovissima Bingo matita labbra. Io ho scelto la colorazione 0N, avendo una carnagione chiara, delle labbra molto chiare, ho scelto questa. Ogni matita ha al suo interno il temperino e queste matite mi sono piaciute sin da subito, cioè l'idea, perché sono in legno, un po' come quelle di Anastasia Beverly Hills o di Make Up Forever, insomma. Questa è la colorazione, dovrebbe essere una colorazione nude, si chiamano Sculpt e In Shade, perché questa nuova collezione si ripropone di andare a scolpire e definire qualsiasi labbro, che sia una mucosa più chiara, più pigmentata, che insomma noi abbiamo un incarnato più chiaro, freddo o con un sottotono caldo, una dark skin, una carnagione media e così via. Quindi è proprio l'idea del contour, di poter ridefinire, rimodellare le nostre labbra, dare intensità e eventualmente anche sbordare un pochino, dare una bella shape alle nostre labbra. Proviamola ad indossare. Ok, posso dirvi la verità? È stupenda. È stupenda. Allora, è precisissima. Il problema delle mine, secondo me, cioè della matita in gomma, è che magari la qualità della mina è eccezionale, ma non si riesce mai ad avere una punta super affilata. Questa è eccezionale. Il colore è perfetto per me, perfetto. Se avete un incarnato come il mio, è stupendo. Penda, cioè non ho parole, scorre benissimo, ma non è troppo morbida, non si spatascia e non è neanche di quelle dure che vi dovete, diciamo così, ferire per indossarla. Ha una consistenza che è una via di mezzo, scorre molto bene, ripeto, ma non è scioglievole, precisissima, davvero precisissima. Mi piace tutto, la formula, il grado di precisione che permette di ottenere, il colore è bellissima, cioè penso che potrei avere solo questa in collezione, mi piace da morire. Vi aggiorno anche qua per quanto concerne la tenuta, la durata, quindi leggete poi in info box, ma è bellissima. Ora termino il make-up con voi. Per non andare a cancellarla, falsarla, non vorrei mettere un fucsia, un rosso, anche perché il make-up occhi è già importante, quindi vado con uno dei miei rossetti preferiti, che è di Victoria Beckham ed è nella colorazione Girl. Vado. Voilà, questo è un rossetto che per me è il perfetto nude, non è troppo rosato, non ha troppo giallo dentro, non ha troppo arancione dentro, è davvero ben bilanciato. Poi a seconda della matita avrei potuto mettere anche una matita un po' più scura a contrasto, insomma è davvero molto molto bello e
Si può vedere, l'ho già usato tantissimo, tra l'altro il bullet è piccolino, permette di essere precisi. Io trovo che questa sia un'abbinata bellissima. Vi dico la verità, allora, è primavera, ho giocato tutta su colori sgargianti. Forse sarei andata con un colore più rosa baby, un gloss rosato, tipo quello di Chanel, che però adesso non è qua. Sì, sarei andata su una cosa di questo tipo per riprendere il blush e dare un po' di luminosità. Però, volendo provare questa matita nude, penso che questo sia l'abbinamento perfetto. Con un make-up più naturale, magari con i toni del marrone, del taupe, si abbinerebbe perfettamente. Va bene, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. E come sempre, se vi fa piacere, noi ci vediamo al prossimo video. No.